E bella a tutti ragazzi, ben ritrovati sul nostro canale, bella a tutti. Allora, innanzitutto siamo qui con la campagna di Call of Duty Vanguard. Siamo con la campagna di Call of Duty Vanguard e vi chiediamo gentilmente di iscrivervi al canale, mettere un bel like al video, attivare la campanellina per non perdervi nessun video e farci sapere la vostra nei commenti ovviamente. Ragazzi, vi lasciamo la storia e bella a tutti. Storia toccante. Non sei riuscita a salvare nemmeno tuo padre. Beh, dimmi, perché una russa con un vecchio fucile fa parte di un'operazione segreta? Non mi fai paura, sporco ratto. Se la Coca-Cola vuole fare da sponsor. Mi hai frainteso, Fräulein. Non ho bisogno che tu mi tema. Io sono il terrore. A me servono le tue urla. Per convincere i tuoi amici a parlare. Ah sì? Perché sono una donna. Questa gente, quello Non vuole le sei urla in cima a qua. queste cose. Porca puttana! Dimmi, Mi ha hanno dato altre quattro missioni botte alleate comunque. in Germania. Io sarei Non ho morto. proprio voglia di parlarne. Allora, Non vedi che ho il ciclo di facciale? cosa vorresti parlare? Su, chiamalo. E ti confermerà la medesima storia. Via di qua. Però Voglio secondo tutti i me farà una documenti sul bruttissima comandante Steiner. fine. E delle foto di quella cecchina russa. L'usignolo, sì, quella. E poi. Herr Friesinger, la stavo cercando. La donna l'ha confermato. Il sesto della squadra è morto. Ne è sicuro. Un americano. Arrestato a Temple. Rubava un aereo. Non ha alcun senso. I prigionieri ti hanno preso in giro, Richter. E ora tu ti stai prendendo gioco di me! L'americano viene portato qui ora. Se devo interrogarlo io stesso, allora non ho bisogno di te. Mi sembra palesemente giusto. Maledetti nazisti. Stai bene? Sei cieco, forse. Volevo essere gentile. Io non ho bisogno di gentilezze, stronzo. Ho bisogno di un assorbente facciale. Rilassati. Ho detto le tue stesse balle. Ti ha creduta? Non ho più chiesto quando ha nominato Friesinger. Una volta fuori da qui. La prima cosa che voglio fare è andare al cinema. E perché? Voglio vedere La vita è bella. No, voglio vedere Farmi l'estroi. spezzare il cuore da Edith Mera. E tu, Lucas, qual è la prima cosa che farai? Io, una volta a casa, mangio Lamington per una settimana. Solo dolci in continuazione. A te so cosa manca. Sì. La vagina. Nel mio locale con la dolce Barbara che mi serve una pinta dietro l'altra fino a scordare questa guerra del cazzo. Sei contento di nuovo? Sempre che sia ancora viva. Mi sembra giusto.
Ho perso tutti i miei cari. E provo qualcosa soltanto quando vedo un tedesco che implora per la sua vita. Perciò sto bene esattamente dove sono. Incazzosa la ragazza. Wade si è fatto vivo come speravo. Ha fatto la sua parte ignorando il mio piano. Nessuno ci contava, ma io invece puntavo sul suo carattere affascinante. Oh! Fallo ancora e avremo un cazzo di problema. Hanno mentito su di te, tenente. Tenente? Ci voleva tanto. Ecco un po' di rispetto. Oh! So che sei il sesto uomo. Perché ti interessava quell'aereo? Voi nazisti mi fate rimpiangere quel nerdoso pacifico. Voglio sapere su quale altra cosa hanno mentito. Che me le missioni difficili? Non lo so. Midway 1942. Il mare come bello. Pesci più. Il mare come bello. Chi ha sentito parlare del Midway sa che esagera spesso. Ogni volta che raccontava la storia era leggermente diversa. Magari aggiungeva una squadriglia di zero o un'altra portaerei ai suoi abbattimenti. Io però avevo letto i rapporti di quel giorno. Wade esagerava, sì, ma non molto. Come dire che devo pilotare? A te tocca un tempo le missioni del cazzo. Meno male. Io non so come si pilota un aereo, non l'ho mai fatto. A stenti so guidare un'auto. Ricordate, l'obiettivo primario sono le due portaerei giapponesi. La squadriglia VS ne attaccherà una e la VB prenderà l'altra. La 6 resterà in copertura. Se il tempo regge, finiremo prima che se ne accorgano. Poi il Pacifico sarà nostro. Andatela fuori e affondate quelle portaerei. Quello prima è scambiato per un segno di pace. Eravamo già sotto pressione. Ma l'intera guerra. Calmati, Hernandez. Sono nato per questo. Parla per te, Wade. Vamos, Jackson. Va bene. Hanno finito di riparare l'aereo stamattina. Ci aspetta sul ponte di volo. Guarda che ha un nome. Gli hai dato un nome? Al nostro aereo. Potevi dirmelo. Non l'hai chiesto. Dici che la flotta sarà nel posto giusto? Lo spero. Al momento giusto. Bene, ci dedicheranno un capitolo sui libri di storia. Bravate, mi ferisci. Deco, ti sei mai chiesto perché non sei stato promosso? Dimmelo tu, genio. Questo non è lo show di Wade Jackson, amico. Siamo in guerra. Tutti vogliamo vincerla e tornare a casa. E io non voglio vincerla. Voglio solo sopravvivere. E torneremo a casa. Ehi, veniamo anche noi. E tu sì, no tu no. Se tu sì, no tu no. Fammi salire, prego. Hernandez, salti, salti. Aiuto io, Jackson. Beh, sai, sono un po' nano, se mi fa salire. Andiamo! In realtà siamo più alti di lui. Jackson, quante medaglie vinceremo se la sfanghiamo? Dopo oggi dovranno intitolarmene una, Miller. Ricorda che lassù siamo una squadra. Resta in formazione o Davis ti strapperà i gradi. Le formazioni mi rallentano. Ma con chi ho a che fare? Guarda un po'. Tempo giusto per volare. Speriamo non peggiori. Subito, Bicis. E ora, mano alla massa. L'importante è che non pilota io. Più zero di te, Jackson. E dai, non incoraggiarlo. Vai, corri, corri, corri. Corra, corra! Vadi! Sono per forza a pilotare io. Prego, dimmi che non tiene lui. Prova radio per Sugar 17. Ricezione perfetta. Il comunicatore funziona. Danno il segnale del check prevolo. Equilibratori posteriori. Non hai capito cosa devi fare, vero? Equilibratori a posto.
No. Ok, controlliamo gli alettoni. Alla destra a posto. Ora l'alettone di sinistra. Alla sinistra, ok. Sono quasi divertente. Come ci verrà bello. Come reagisce? Niente male, facci piano, Jackson. Sugar 17, siete autorizzati al decollo. Ok, facciamola volare. Pronto, Hernandez? Pronto. Se non siete mai abbastanza pronti. Vai, massima potenza. Togliere i freni. Abbiamo un PC su volante, signori. Siamo in volo. Oh mio Dio, non so come si vola. Por favor, niente numeri. Guasta peste. Siamo qui per divertirci, pendejo. Che nome hai scelto? Quale nome? Per l'aereo, per l'aereo. Ci stai ancora pensando? Sì. E di che altro vorresti parlare? E sto cazzo. E va bene, tieniti i tuoi segreti. Porca miseria. Lo fai trick. Sugar 10 a tutte le unità. Che palle Findus, come fa? Qualcosa non va. Porca puttana! Da dove sono spucati quei maledetti Zero? Puntano gli aereo siluranti. I caccia non ci sono ancora. E io non li riesco a sparare, non riesco a mirare. Dietro ci pensi tu, Hernandez. Mitragliatrice pronta. Non devono colpire gli aereo siluranti. Vado, si sta ammazzando la squadriglia, guardalo, oddio, aiuto! È scomodissimo. È dietro di me, aiutatemi. Ah, cazzo, se lo riesco a beccare. Non ce la faccio. Non me, idiota, sono al limite. Non a spararlo tu. Vai, bici, ce la puoi fare. Questi aerei mi fanno le Findus, mi fanno... È un bastardo questo aereo, guarda, non riesco a guidarlo. Prima o poi lo prenderò. Prima uccido tutti i miei compagni e poi l'aereo nemico. Classe 17. Fate attenzione, un giorno potreste fregare il posto a Jackson. Oddio, spero di no. Occhio alla contraerea, ci avviciniamo alla flotta. Vai all'obiettivo. La flotta giapponese è sotto di noi. Avanti. Oh mio Dio, cosa sta succedendo, Bici? Sta facendo i trick. Mayday. Non mi posso muovere. Non fare niente. Sta facendo tutto fuori. Va bene. Bombardieri, iniziate l'attacco. Andiamo. E picchiata. Occhio adesso, Hernandez. Teniamo duro, occhio ai colpi traccianti. Scusa, come sparo? Quota 3000. Non ho capito come sparare. Aspetta sempre col mouse. No, ma non spara. 2000! A tutti i bombardieri, ci siamo quasi, usate il mirino.
Manca poco! Adesso! Cazzo! Capra! Capra! Yahoo! Stava difficilissimo! Mi sono emozionato! È pieno di zero, dobbiamo spoltirli un po'! Se saliamo, verremo abbattuti dalla contraerea! Restiamo avanti, ragazzi! Ci penso io. Lanciano altri zero. Cazzo. Fanno un po' la rinfusa, però li prendo. Però poi. Qui si sta facendo affollato. Mi serve aiuto. Continua così. Guarda che difficile. Vadi, signor Pichis, vadi. Che si muove, praticamente è scomodo. E beh, è un aereo. Non mi scappi. Rinforzi nemici. Eccone altri! Ricarichi, ricarichi! Sono alla missione, lo devi smettere, cazzo, lo devi smettere! Lanciano un'altra ondata! Ma dov'è la missione? Guarda, c'è una freccia, te lo dice. Ecco, vedi, devi andare lì. Dobbiamo eliminare gli zero. Falle Findus! Ma perché loro sono gli unici che fanno i trick? Arrivano altri zero, ci fanno attenti! Vabbè, ho capito, loro adesso non si fanno sparare! Vabbè, guardale un Abbiamo po'! Abbiamo perso tutti gli aerosiluranti! Ci colpiscono, saliamo di quota! Non mi sono bastati due! Io ti giuro, guarda! Andiamo. Non è facile! Ci provo, ma... Attenzione, ne ho fatto un altro, ricarichi, signor Pichis. Sparano. E un altro attenzione. Fatto. Guarda, secondo me devi salvare la navicella con la blu. Secondo me non ammazza. Occhio, ore 9! Merda! Il problema è che io la navicella blu non la vedo. Eccola. No, sgancialo! Quelli mi sai che sono compagni. Contraerea o meno nemico ore 7. Quadriglie di SBB. Raggrupparsi per il secondo attacco. Prendete quota. Obiettivo. In pratica siamo morti, vero? No, non moriremo oggi. S-17 a tutti i piloti con bombe. Raduniamoci e prendiamo quota. Proveremo un ultimo attacco. Cosa? Saliamo più che possiamo e bombardiamo ancora. Ce li abbiamo in coda! Cazzo, continuano a spararci addosso! Succede! Forza, siamo quasi fuori portata! Seminati? Non li vedo! Occhio! S-17, vi hanno colciati male, tutto ok? Tutto bene! Zero, sono là davanti, colpiteli! Miri! No, beccato, non ne becchierò mai nemmeno. Prestate informazione! Questo non è una cosa buona, miri!
Bravo! Bravo! L'altro! Oh mio Dio, ne ho beccati tre! Mio Dio, questo è il record personale, cazzo, signor Peaches! I zero ci sono addosso! Miri! Sono così fiero di me! Saliamo finché non torneremo sopra la flotta! Abbattiamoli! Che poi tutti li devo far fuori, non ho capito, fateli fuori pure quasi fuori. Vadi signor Peaches, vadi. Ce ne sono altri? Quasi alla quota d'attacco. La flotta è sotto, pronti all'attacco. Dobbiamo colpire la seconda porta aerei. A chi restano bombe? S-18 ne ha, S-3 anche, ah! S-17 ne ha una. Qualcun altro? Ok, S-17, S-18, dipende tutto da voi. Informazioni dietro di noi e attaccate. Sarà per un pelo, vero? Più o meno. A tutti gli aerei, teneteli alla larga da S-17. Quota! L'altimetro è andato. Allora è meglio sentirci forte. Mi hanno colpito! Mi è spello! Jackson, tocca a te! Tutto sotto controllo. Ancora qualche centinaio. Un altro po'! Guardi! Adesso, Jackson! Ce l'ho fatta! Sei un grande. Yahoo! Wade preferiva essere considerato un fenomeno, più che un eroe. Era la sua contraddizione. Era uno dei piloti più abili della guerra, ma aveva bisogno di un team. Il problema era farglielo ammettere. Mettimi le mani di rosso. Ehi, ragazzi. Non vi disturbate per me. Ma guarda un po' che bella riunione di famiglia. Mi hai mentito. Lo credevamo morto. Quindi vaffanculo. Davvero? No! Oh! Addio. Mi hanno ucciso il tavolano. Chi guiderà ora i deltaplani? No, non è quello degli deltaplani. No! Ti ha ucciso. Quello che voleva bersi le pinte fino a... No, mi stavo sul cazzo. In teoria dovrebbe essere lui, non lo so. Toglietemi le mani di dosso. Freezing, è tradimento. Questo è atto tradimento. Freezing! Di certo lo... C'è qui! Giù le mani, ho detto! Freisinger! Che sta succedendo? Hitler è morto. Cosa? Come? Chi è stato? In un teatro. Sembra che si sia tolto la vita. Ma senza il Führer siamo persi. Ma che ora sono io e il Führer? Sbaglio. Hai delle informazioni per te. Come sospettava, l'americano era il sesto uomo, ma credo di averli fatti crollare. Mi rattrista vedere la nostra patria profanata. Da sporchi russi, per giunta. Non c'è più niente per noi. Secondo me si lavano i russi. Con la vodka. Che il Reich sopravviva. E allora sono pulitissimi, perché la vodka loro. Un passaggio sicuro a Tempelhof. Contavo su di te, Richter. E ora ti devo uccidere. Ma ti sei dimostrato un essenziale.
No, 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 signore, no. Avrà tutto quello che le serve. Glielo giuro. Il tempo corre. Certo, ho capito. Mein Führer. Secondo me lui adesso prova a farli fuggire. Io lo ucciderò. Non credo. Richter ci sta addosso. Non abbiamo tempo. Io... ho cercato un aereo per fuggire, ma ho fallito. E quando sono arrivato qui, vi avevano già rinchiusi. Così io... ho preso una bomba dai russi e mi sono consegnato. Abbiamo circa un'ora prima che il muro salti in aria e si possa uscire. Se ne usciremo vivi. Non so da fidarsi. È solo un fottuto pilota. Fottuto pilota asso, intendi? Sono d'accordo con lei. Tu che ne sai di esplosivi? Dici, beh, fottiti anche tu. Vi dico perché possiamo fidarci. Ecco, sentito. Wade è più che in grado di farci uscire e con le informazioni. Vediamo. Ragazzuoli, il video finisce qui, per questa puntata finisce qui. Ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, un bel like al video ovviamente, un bel commentino per farci sapere che esistete. E nulla ragazzuoli, ci becchiamo al prossimo video, mi raccomando,